Buonasera a tutti Cule, siamo tornati. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti da, da me, da Fabio, dalla, dalla nostra regia, da Pietro, buonasera a tutti. Un saluto ai nostri amici Cule e Fabio, siamo di nuovo qui in attesa di questa previa, insomma di questa partita, in questa previa per, per discutere un pochino di quella che è Con stata la... Sento male fino a ora, ti senti? Eh, questi sono i nostri misteri, ecco, i nostri misteri. Ecco, ecco. Recuperato, recuperato detto questo abbiamo questa, questa, questa semifinale di, di Supercoppa eh, però insomma partiamo, partiamo da un ottimo presupposto Fabio partiamo, o meglio partiamo da un ottimo presupposto che sarebbe quello della bellissima vittoria contro il Granada però uh, sappiamo che stasera, uh, stasera uh, buon bo Tita che, che ci scrive, e, um, e questa sera però non dovrebbe giocare il nostro Leo, non dovrebbe giocare un Leo che oltretutto nell'ultima partita, ma anche prima insomma, si è visto una figura ritrovata. Insomma, dicevamo uh, prima un po' con Fabio e con Pietro, che questa, questa figura completamente. Sembra quasi ristabilita mentalmente rispetto a due mesi fa. Una, diciamo un giocatore ritrovato dal punto di vista mentale. Quindi potrebbe essere una perdita importante questa sera perché la Real Sociedad non è sicuramente un avversario un avversario semplice. Però, abbiamo, secondo me, abbiamo anche le potenzialità per poter, per poter fare una grande sfida anche senza messi. Ma è molto semplice, il Barça sta vivendo un periodo di, di ripresa sotto, tu, sotto tutti i punti di vista, sia sul piano del gioco, sia sul piano del gruppo, sia sul piano del carattere, sia sul piano anche eh, quindi delle prestazioni individuali dei, dei, dei singoli calciatori. E adesso ci manca Leo. È una grossissima perdita stasera. È una grossissima perdita, però, come ti ho certo. detto in privato, se stasera giochiamo eh, un certo calcio, come abbiamo giocato nelle ultime uscite, che, sono, che è stato un bellissimo, secondo me, un bellissimo calcio: un calcio eh, molto, molto, divertente, veloce, verticale, molto più verticale di prima. E con uno splendido Messi, ma uno splendido Di Belen, uno splendido Grisman. Superlativo Pedri, cioè non era solo Messi quindi io penso che se riusciamo a vincere e convincere quindi con il gioco delle anche ultime partite senza Leo posso dire al 90% che siamo guariti dalla, dalla mini crisi che a, abbiamo avuto all'inizio del campionato ho letto le parole di, di Frankie De Jong qualche giorno fa e mi sono rimaste molto impresse perché noi eh, no, sottovalutiamo eh, io per primo e soprattutto no, non pensiamo mai che eh, hanno avuto un, un, un precampionato disastroso. Hanno avuto un precampionato certo. dove non hanno potuto allenarsi eh, come si deve, non hanno potuto eh, creare eh, quel, quell'armonia di gioco che magari invece ora stanno trovando dopo mesi, perché le, le dovute tempistiche, do, dovute alla finale di stagione eh, per il Covid e l'inizio della stagione erano veramente troppo 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 brevi, specialmente per un cambio radicale come è stato il nostro, cioè via Vidal, certo. via Suarez, viachi, dice giocatori importanti all'interno del gruppo e all'interno anche degli undici titolari negli ultimi anni. E quindi con un allenatore nuovo, degli allenamenti nuovi, dei de, de metodi nuovi di allenamento e, e tante cose che, non, che sono assimilabili ma con le dovute tempistiche. E De Jong l'ha sottolineato questo e ha fatto molto bene a sottolinearlo perché tanti culè, eh, compresi noi, e molte volte ci scordiamo che hanno veramente avuto pochissimo tempo per preparare la stagione. Certo assolutamente sì infatti questo che dici Fabio è giustissimo ah, al, cioè, contrario, spesso... al contrario di altri rivali nostri in, 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 in Liga L'Atletico eh, manco è andato a Lisbona Il eh, Real Madrid uguale se, se sono, Quindi hanno avuto più tempo Poi so, soprattutto non hanno avuto questi cambi così eh, improvvisi come noi Sia di allenatori sia di giocatori anche Assolutamente, assolutamente sì. Infatti, noi abbiamo vissuto un po' mh, per questo, ecco, nonostante tutte le difficoltà, comunque siamo, siamo riusciti, nonostante tutto, anche contro forse delle previsioni che davano il Barça facilmente spacciato quest'anno. Si parlava. Giustamente, di un anno potenziale di ricostruzione, però, come avevamo anche lo commentato, è. lo è, lo è, però, come avevamo commentato un po' di puntate fa, anche con i nostri amici ascoltatori, eh, giustamente non deve essere un anno di ricostruzione, cioè, anche se un anno di ricostruzione sì, però non dobbiamo, insomma, non ci si debba cullare di questa di questa situazione. Quindi, assolutamente, io penso che il Barça. Uh, in questo momento sia in netta ripresa, come dicevi anche tu, e, e ci, stia, ci, ci aspettiamo di volta in volta chiaramente de, delle partite sempre migliori, magari. Un mese fa, due mesi fa, eravamo, partivamo già con non lo so, adesso vediamo, eh, sono, vediamo come va, c'è molta incostanza, invece no, adesso so, sembra si stia trovando il ritmo. Soprattutto, soprattutto, soprattutto nelle, nelle ultime partite abbiamo veramente dimostrato che eh, possiamo sempre dominare il gioco, cioè possiamo essere padroni del nostro destino, cioè possiamo ucciderci come abbiamo fatto negli ultimi anni, ma possiamo anche... E stravincere quindi quando una squadra è, 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 è cioè, quando una squadra come si suol dire è padrona del proprio destino. E questo vuol dire già tanto perché vuol dire che è una squadra che ha delle potenzialità che, se si esprime in una certa maniera, può dar noia a qualsiasi squadra in Europa assolutamente se invece, se invece la squadra non si esprime può perdere a chiunque ecco eh, quello che noi dobbiamo sottolineare soprattutto è che la nostra ripartenza deve essere soprattutto dal punto di vista del gioco perché con il gioco poi arrivano i risultati senza gioco non andiamo da nessuna parte certo quello una, è la base non siamo una squadra abituata a speculare sull'avversario siamo una squadra Certamente. abituata Specialmente dall'era Cruyff in poi a dominare l'avversario. Quindi, se noi riusciamo a dominare l'avversario, creando anche innumerevoli occasioni da rete, come si sta creando negli ultimi tempi, ma soprattutto anche eh, quello che poi mancava tanto al Barça negli ultimi mesi era concretizzare, riusciamo anche a concretizzare così tanto come stiamo riuscendo nelle ultime partite, allora diciamo che il dado è tratto. Perché, eh, come occasione da rete, penso che Balsa sia al primo posto dalle prime giornate di campionato e non ce l'abbia mai tolto nessuno come occasione certo. di reti create e come migliore attacco, quindi effettivo, quindi cioè, i, problemi, i problemi stanno poi in una solidità di squadra se si difende bene si difende bene dalle punte e, se parte la prima difesa sono gli attaccanti che devono attuarla quindi cioè, se si difende bene poi si difende bene tutti e quindi anche il reparto difensivo è, 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 è sicuramente meno soggetto a a quelle bucate, quelle ripartenze non è un que, reparto isolato quei esatto, esatto. quei contropiedi che abbiamo visto che il Barça ha, è abituato a giocare anche in difesa sempre uno contro uno cosa che in questo Gasperini è un mago, è bravissimo a farlo fare alle sue squadre, specialmente all'Atalanta, a difendere uno contro uno che è un rischio enorme. Che però ti consente di, di portare sempre il baricentro della squadra, sempre più alto, e schiacciare la squadra. Avversario nella propria metà campo, certo. Certo, sono, sono d'accordo. Anzi, è, è sicuramente una strategia vincente nel, nella, nel più delle occasioni se la si sa attuare nella maniera corretta, se ci sono ragazzi, anche degli noi... interpreti giusti, ci sono anche esatto. Interpreti giusti. Anche quello, certamente, altrimenti non puoi costruire un determinato tipo di gioco. Una determinata filosofia di gioco. Sono, sono d'accordo. E però, ragazzi, ecco. Noi, noi stiamo un po' commentando. ecco Diciamo, prima di, di soffermarci, che poi ecco, non, non, non ha senso, magari soffermarsi sulla partita singola. Infatti, io e Fabio un po' spaziamo sull'idea di, di gioco, cosa si possa fare, i pro e i contro. Vogliamo sapere anche il vostro punto di vista. Insomma, quello, quello che voi ne pensate. Non abbiamo ancora la formazione sotto mano, però se avete delle idee, anche un po' commentando. Quello che oggettivamente avete visto finora delle gare del Barça, no? eh, Un po' questa crescita che è stata solo, solo fisica, solo mentale, come avete visto l'approccio dei giocatori? Tante critiche ci sono state nei mesi precedenti. Noi siamo stati i primi a dire di aspettare anche, ma abbiamo anche criticato, abbiamo anche criticato. C'era da criticare nonostante, per esempio, uh, a, me, a, me a, a me piace molto Griezmann, uh, così come piace a Fabio. però tutto sommato, uh, molte volte l'abbiamo visto quasi un pesce fuor d'acqua, oppure un giocatore che non aveva potuto dare il massimo, non stava dando il massimo. Quindi, eh, adesso insomma, è una situazione tanto migliore diversa, perché stiamo. Diversa. Diversa, ma, ma sembra so quasi, basso, la sintonia che c'è, like, bravo che esatto, bravo, è la sintonia. Questa squadra che sembra essere tornata un gruppo. Cioè, se riprendiamo le prime partite e si vede l'atteggiamento dei giocatori. I giocatori. Anche lo stesso Messi, questo sorriso stentato. Oh, questi giocatori che a malapena alcuni si abbracciavano, altri stavano per conto loro. Invece, dopo vediamo la partita di stato, la, la, la partita qualcosa, di adesso beh. esatto, c'è stato. stato un cambio di rotta c'è stato un cambio di rotta quindi vuol dire che la squadra mentalmente si è ripresa non è soltanto una questione fisica, è una, è una questione mentale e lo si nota soprattutto dal giocatore più forte da Messi, ma lo si nota dalla semplicità con cui il Griezmann ha giocato esatto e da dalla ripresa da, di Dembélé ragazzi da De Belè, ecco soprattutto esatto insomma ci sono, ci sono tanti aspetti molto positivi che sono emersi dalle ultime partite e attenzione non parliamo di vabbè sono state partite semplici no assolutamente perché le partite anche il Granada sta facendo un campionato discreto e soprattutto sono state non partite non che magari ma a parte non esistono partite semplici. partite semplici però bravissimo che è una scuola come noi che e tendenzialmente qualsiasi squadra eh, come esatto. il Barça e il Real fa la partita della vita e in più è una squadra che eh, deve rincorrere come il Barça per tornare in gioco o almeno dare, dare un senso alla Liga e non è abituata, è una squadra che non è abituata a rincorrere in liga. Non è, non, è, certo, anni, anni, è una squadra... È esatto, assolutamente. È, è sempre più difficile affrontare partite che devi fare risultato per forza contro squadre che si chiudono negli ultimi 20 metri, 25 metri di campo, in 11 dietro la linea della palla. E diventa difficile qualsiasi partita. Però questa eh. è anche una grande prova di maturità perché... Uh, in questo momento siamo noi a rincorrere, stiamo credo a otto punti dall'Atletico, però l'Atletico ha due partite in meno, quindi tecnicamente uh, siamo diciamo ancora in corsa e tutto sommato questo atteggiamento secondo me anche questo senso di rincorrere questo senso di ripresa sta un po' svegliando l'ambiente quindi può anche essere questo che abbia influito positivamente anche okay, io perché questo è la formazione poi, Peppe, eh? va bene va bene io to, ti to, dico de gala si chiama, va bene de gala. va bene quindi, quindi io direi che uh, giusto per salutare anche Paco che ci ha scritto lo salutiamo. E ci Ciao, accido, insomma che Messi sarà in panchina oggi. Sì, purtroppo, purtroppo ah, panchina, sì, è, Messi. Ah, è, già, è, un grande, è una grande notizia! Che è, una grande, è una grande notizia. Purtroppo dicevo non giocherà, però aver letto che in panchina già è tanta roba perché fino a pochi minuti fa stavamo commentando proprio la pesante assenza. Però anche in panchina, magari moralmente parlando, può fare la differenza. Io a questo punto Fabio lascerei la parola a te per azzardare la formazione prima che sia Tutto un Allora, allora, chiaramente San Marche, Andrei Tristecki, 4-3-3, 4 433, 433. nonostante l'assenza di Leo. con Ovviamente, San Marco e Andrea Steghe difensori centrali Lenglet, Oscar Minguesa. Per l'assenza di Arauco, a destra Serginio D'Est, a sinistra il treano anno Alba, Busquets, Frenkie de Jong, Pedri. E parlerò di questo centrocampo poi un attimo. E Breit, De Bele, Gridsman. Perché Griezmann sicuramente. Prenderà le eredini del Messi, cioè cosa vuol eh dire? Beh, certo. Farà il ruolo di Leo. Dembe continuerà a fare impazzire sulla destra con le sovrapposizioni che creano grandissima superiorità numerica di destra. E Brad agirà da centravanti e punta che si allarga per creare spazi a Gridsman. Ma soprattutto per dare tanta profondità, assolutamente sì. Eccola, Ed eccola, amici. eccola, eccola. Allora, allora Fabio, Araúco allora abbiamo... Gioca, Araúco, gioca, Araúco. abbiamo Arauco e Minguesa. Continua Poi abbiamo... Le... Cioè, abbiamo anche Lenglet. Per... Abbiamo Lenglet, ah, attenzione, c'è. Cioè, cioè, abbiamo 3-4-3 e. Abbiamo il 343 esattamente, perché poi abbiamo Sergio, abbiamo Frankie de Jong, come giustamente avevi indicato tu, Vabbè, abbiamo anche Jordi Alba in questo caso, quindi difensivamente parlando abbiamo Ter Stegen, Arauco, Minghesa e Jordi Gior Alba e Lenglet, poi abbiamo Frankie de Jong e, ehm, e Sergio Busquets, e poi appunto dicevi, abbiamo Pedri, abbiamo Dembélé, abbiamo Braithwaite e abbiamo Griezmann quindi tecnicamente cioè, a questo ci punto, siamo a questo, punto, a questo punto il quarto di centrocampo a destra lo fa Dembélé e quarto di centrocampo prendendo Busquets prendendo eh, sì. Pedri, prendendosi De Jong dovrebbe farlo Dembélé sì, perché allora, allora diciamo è, la formazione come è di tre, eh, tre centrali Clemelle Anglais, Oscar Minguese Araujo quattro sì. di centrocampo Dembélé, Jordi Alba Busquets, Jordi Alba. De Jong, Pedri De... Breathway, Griezmann Sarà... quindi un 3-5-2. Un 3-5-2, diciamo così, con Pedri che agisce. Diciamo che Pedri fa un po' da collante, esatto. Sì. Pedri, un po' è, un è, un una forma è una formazione che senza Messi può, può benissimo starci. Sin sinceramente, ho questi dubbi su De eh, come quarto di centrocampo. Eh, sì, però magari si può. Si può vedere. Magari potrebbe essere una, una, una soluzione sì. particolare. Ado ci scrive: Ci scrive Ado un 4-2-3-1 con Mingueza terzino. Ci sta dicendo. Ma può starci, ha ragione anche Ado. Potrebbe, ragione, potrebbe anche essere anche così. Minguesa ha giocato l'altro giorno da esterno destro, o esterno sinistro se non sbaglio, ora non mi ricordo, de, 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 in difesa. Ha fatto molto bene, sapete che mi ha ricordato molto, scusate il paragone irriverente, Charles de Spuyol. un po' per il capello, un po' perché è un centrale che può adattarsi a destra, che è un po' eh, come si dice aggressivo, non, sicuramente sono sia. Il nostro grandissimo capitano sia Oscar sono bravissimi tecnicamente, ma sono un, uno scalino sotto gli altri. Ecco quindi: me l'ha ricordato molto. Ora, paragone molto irriverente. Si fa vabbè, per... però insomma, è un paragone. Ecco un paragone affettivo. Diciamo ricordato. così: un paragone affettivo, dai va bene, va bene. Diciamo che è una formazione particolare. Una formazione che potrebbe funzionare. diciamo, così, che è anche 4-2-3. 1 ha giocato tutti i giocatori, fuorché eh però. Sì. Eh sì, in effetti è infatti ti ho detto sicuramente ci si è andato vicinissimo e certo è certo per per destra. Ma a parte questo, comunque ci siamo, nel senso mi sembra una formazione pronta io di giocatori giocato che comunque io 3-3 sinceramente, però vuol dire che Beh, vediamo, dopo il pivot ha bisogno un po', più di copertura, non lo so. Probabilmente diciamo. sì, perché probabilmente sì, insomma. Comunque, Ma, eh, volevo, sfrutterà molto scusami. le ripartenze. Dai. scusami, prima mentre avevo fatto il Totonze de Gala avevo detto del centrocampo no? e volevo rispondere a tutti quei ragazzi che, mi, che scrivono eh, sui social e eh, che parlano di eh, Pedri, Puig e Puigde De Jong allora, De Jong finalmente gioca nel suo ruolo gioca molto più avanzato si inserisce tantissimo Fa, dei, fa degli inserimenti che creano superiorità numerica, è libero di tenere palla e, una cosa che è bravissima di Young, a condurla in verticale e a saltare anche uomini, perché ha una velocità e un controllo palla incredibile, Busquets è fondamentale per dargli questa libertà di gioco. Cosa che non avrebbe mai se ci fosse Quidge nel, nel medio campo esatto, beh, sono comunque diversi quindi se, qui, la, la, la scelta da fare è una, limitare De Jong per far giocare Quig io direi di no, onestamente per il personale o dare libertà di espressione come Laura De Jong con un Busi che lo copre da, e li fa da schermo davanti alla difesa io sono e più beh, di questo parere Ecco perché anche Pedri è un giocatore che difende pochissimo, non è un giocatore che sa difendere, non ha il fisico neanche per difendere, cioè è un giocatore che lo sfrutti dalla tre quarti in campo po tua, poi è uno che sa palleggiare benissimo, ha delle doti tecniche incredibili, quindi cioè, anche in mezzo al campo eh, non è che eh, eh, lo prende palla solo un tre quarti avversario, no, io però ti parlo che le doti di Pedri sono... Idonee e sfruttabili dalla tre quarti in su, un po' come lo era anche Don Dress far, per farvi un esempio. Quindi, se te eh, fai giocare eh, uno come Puig che Puig anche lui a livello difensivo non è questa cima, è un grande giocatore a livello di geometrie, verticalizzazione, impostazione, fa girare la squadra, tenere la palla, è bravissimo in questo, eh, diventa un problema per De Jong che deve difendere da solo davanti alla difesa il che è quasi impossibile a livello tattico assolutamente io sono, io sono... allora vi spiego il mio punto di vista allora il nostro Pietro sicuramente ah, non condividerà no, tutto no, questo ragionamento sembra sia, Però sembra che sia contro Puig eh? io spero che Puig abbia molti minuti in più di quelli che ha avuto perché ha dimostrato no, è... che è esatto. il miglior centrocampista ecco. che abbiamo in panchina lo ha dimostrato ampiamente allora. anche nel, nell'ultima partita. Lo dimostra ampiamente ogni volta che entra. Però adesso per un equilibrio tattico non possiamo togliere Busquets. E esatto, questo, diciamo e questo è quasi sempre successo in tutte le formazioni che ha giocato. Buschetto alla fine si prescinde sempre da Buschetto perché, ragazzi, fa un lavoro molto importante. E questa libertà che dà De Jong è, è, è notevole, cioè, De Jong sta rendendo finalmente per quello per cui è conosciuto De Jong, per cui è stato sempre anche lodato anche questa pagato. sua libertà. Ed a parte, è sì, è stato pagato. anche pagato. Però, 85 ripeto... milioni un sono pochi, eh? 85 no? Milioni però, de, però, per, per me, De Jong, assolutamente, eh. però, per me, De Jong li vale perché è un giocatore no, no, no. straordinario. È un giocatore di... fenomeno. Lo... No, no, no ma innamorato. lo so. Allora, qua è giusto per, per chiarire perché cioè, de, de Jong è un fenomeno. Cioè, ed è, ed è appunto uno, uno, uno dei, dei futuri pilastri per me, di questa squadra. Di gran squadra. lunga è il miglior centrocampista della Liga Di gran lunga. Oh. Chi lo paragona a Balletti? La parola calcistica lo dico non chiaro. esiste proprio, non c'è paragone tra i due. E detto questo: grande, grande, eh, sì, eh. bravo, ma stiamo parlando di bravura di due un, diciamo, con un fenomeno. Ecco, tendenzialmente, livelli, livelli diversi, molto tendenzialmente per me, De Jong nel suo ruolo diventerebbe il migliore al mondo. Detto questo, se non lo è già, però insomma, adesso si sta esprimendo a grandi livelli ad, ai suoi livelli. Detto questo, Puic è un giocatore bravo, molto talentuoso, molto tecnico. Molto però, in simile questo a Pedri. momento ed è anche simile a Pedri. Esatto, era qui che volevo arrivare. Cioè, ragazzi, purtroppo in questo momento c'è stata una scelta. Kuman non è che non abbia visto niente in Puig, però c'è qualcosa in più in Pedri, non è soltanto eh, banalmente parlando simpatia o altro perché Pedri magari sta sulle palle a perché eh, Puig sta sulle palle a Kuman. non è così, non è assolutamente così, è un giocatore comunque molto simile, però in questo momento Pedri è decisamente diverso e non puoi rinunciare a un De Jong così, non puoi rinunciare a Puig a malincuore, puoi comunque... Puoi comunque rinunciarci. Ado ci dice, Fabio io sogno di vedere Frankie De Jong da pivote classico. Secondo me è lì che dà tutto, dietro due interni, con libertà di spaziare, per cui per me Puig alla grande. Ovviamente è un parere. Il nostro vi... Pietro sicuramente condividerà questo punto di vista, io, perché è un grande vi... estimatore di Ricky Puig. Io penso che, che, che De Jong eh, con Pige e Pedri sia veramente difficile che, ma perché nonostante sia bravissimo anche nella fase difensiva De Jong eh, eh, non, ha, non, ha, non, ha, non ha le doti anche fisiche e, e, per fare quello che può fare Busquets purtroppo è la verità cioè non difende, non difende bene come difende Busquets e parlo di un Busquets... In forma, sicuramente di un Buschezze che nelle ultime partite, nonostante qualche sbavatura ha fatto delle grandissime partite, perché bisogna dirle quando gioca bene, certo, quando gioca male. Io certo, certo. sono il primo a dire Busi non ce la fa più, però quando gioca bene bisogna ammetterlo. E secondo me sì, 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 sì sicuramente Yong lo può fare benissimo il, 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 il perno del centrocampo. Però, secondo me, in questo Barça, con, eh, che manca, poi eh, manca quel, quel giocatore che verticalizza in mezzo al campo. Un po' di più, manca quel giocatore che si inserisce. Di più secondo me De Jong a tutto campo come sta giocando adesso senza grandi limiti tattici eh, è un, un super De Jong. Secondo me lo stiamo vedendo al massimo adesso. Poi che possa, far giocare, possa giocare il ruolo di Buschez sicuramente, però ecco, può giocare nel ruolo di Buschez se accanto a un Goresca, no, non Luigi e Petri. Secondo me, beh, sì, sì, magari in quel. Caso sì, è un mio parere, come hai detto te, te allora, allora Mi piace, come dici, ragazzi, alla fine però per è come questo, se eh. mettessimo, però pensiamoci un attimo: è come se mettessimo dei young accanto a due persone che sono praticamente uguali. Secondo me, Pedri e Pucci, come diceva giustamente Fabio, si assomigliano no, ma tanto. rispetto anche a Pedri, è un giocatore. Che, che ha anche più eh, geometrie in testa, è molto più. Un metro, cioè, è uno che, che vede il campo ovunque, è uno che sa far girare anche la squadra bene, però è un giocatore che a livello difensivo ti, ti dà poco, ecco, ti dà poco. E se poi mi dici, eh, ma uno mi può fare il paragone mi dice ma Busquets e Iniesta è, è un centrocampo come potrebbe essere De Jong, qui e Pedri e io mi dico sì è vero ma Xavi Iniesta sono certo. <ride> cioè, ma è, erano però, due livelli stavo, diversi ragazzi stiamo, esatto, parlando, esatto. stiamo parlando di Xavi Iniesta al top della forma al top dell'età e allora hanno reso come hanno reso ecco, io stiamo parlando di ragazzi di 18, 18 anni, 19 anni 20 anni eh. Stiamo magari parlando di ragazzi che eh, magari 5, sarebbe diverso. Avranno avuto una maturità tale di essere talmente bravi e intelligenti in mezzo al campo di non soffrire quelle carenze a livello difensivo che hanno. Però questo io penso che sia un po' un discorso un po' più futuro. Perché adesso per un equilibrio veramente strettamente quello tattico è veramente difficile sostituire Busquets. Ecco uno che potrebbe penso lo penso anch'io. Io l'ho so, sempre visto come un calciatore, eh, possibilmente in ottica barcellonista, sia per, per, come, per come per le sue caratteristiche, per come gioca. Per me, Rodri del City potrebbe essere un nuovo, un nuovo eh, no, Buschezza è un parolone, però, un giocatore molto simile a Sergio eh, che potrebbe fare benissimo al caso nostro. Però purtroppo lo abbiamo fatto andare a City e noi si prendeva Andre Gomez. Questo grazie a Bartomeo. Ma questo ormai è passato, non, parliamo, non pensiamoci più ecco. Assolutamente sì, assolutamente sì. Purtroppo il passato è passato, ragazzi. Tante cose sono state fatte, eh, la cessione di, di, di Tiago. Se no qualcuno ora mi scrive. Che non sono venuti gli Rodi non è da Far City e, e, e Gomez al Barça. allo stesso anno, no, non lo so benissimo. Era un paragone per far capire che giocatori prendevamo noi e non su chi puntavamo. Secondo me, giocatori ideali per il nostro gioco. Infatti, l'ha preso Guardiola. <ride> purtroppo, purtroppo, sì, ragazzi. Purtroppo, sì. E niente. L'unica cosa che possiamo fare adesso è continuare, ovviamente, a. a ad, diciamo ad utilizzare ovviamente le forze che abbiamo a sfruttare al massimo i giocatori, ecco perché magari se abbiamo giocatori che possono rendere al massimo in determinati momenti, in determinate posizioni, tatticamente, tecnicamente parlando, è il momento, insomma, di, che, che si vada avanti per una, per una strada. Poi ciò non toglie, come dice Fabio, che se tanti giocatori rimanessero tra qualche anno si parlerebbe, ecco, di nuovi, di nuovi aspetti. Questa è la cosa, una delle cose più, più importanti. Ma Detto questo, ti ripeto, cioè... ti ripeto, ti ripeto cioè adesso siamo in una fase diversa, cioè Peppe, non possiamo paragonarci a, a dei tempi, possiamo allora, se no, sembra che non possiamo giocare con dei young ricchi e, e pedri. Possiamo certo, certo. possiamo giocarci sic sicuramente, però. Eh, perché se teniamo il pallone noi quelli altri non ce l'hanno mai quindi eh, la più, miglior difesa del mondo è questa e ce l'ha insegnato il nostro guru che è il, no il nostro Johan però eh, ora siamo in una fase non solida ancora anche a livello proprio difensivo soprattutto a livello difensivo non siamo certo. solidi quindi non possiamo permetterci di rischiare un, eh, un centrocampo passivo a livello difensivo Ecco il perché. Cioè, se, se noi avevamo ancora una difesa come, solida, come cioè, avevamo Mascherano, Pujol e quell'altro, quell e i company, come abbiamo avuto, o un Piqué al TOP, e, o, e insieme anche a un, un TT al top, perché a me un TT è piaciuto tanto l'altro giorno. Cioè, Assolutamente a, a sì. ripetere che Un TT è un giocatore fantastico. Rovinato da solo, per la, cioè perché un TT. Io non voglio ricordare tutte le volte, ma la difesa di Valverde del primo anno è stata la migliore d'Europa, con un TT, comunque, è perché era un vero marcatore accanto a Pichè. E nonostante è un certo, un certo, buon, certo, un marcatore, un gran marcatore, è uno anche che coi piedi, un TT non dispiace. Il discorso è che è inaffidabile, ma anche a livello di testa, anche a volte c'è certo. delle scelte scelerate che fa proprio un campo, però. E è un buonissimo giocatore e l'ha dimostrato anche l'altro giorno giocando 90 minuti e non sapeva di giocare, pensava di non giocare, trovandosi, sappiamo che quando, cioè, non è facile anche per un calciatore trovarsi di tutto un picchio e, e titolare. Cioè, stiamo parlando certo. sempre di grandissimi ma... livelli calcistici. Cioè, questo questo e è proprio assicuro. Un giocatore si prepara la partita, cioè, sa che gioca, sa che si prepara mentalmente, psicologicamente, le ore prima della partita. Eh, se fanno noi quando si gioca una partita seria di calcio a 5, figuriamoci se lo, o, eh, se lo fanno certi calciatori, lo fanno tutti. Però cioè, eh, eh, il discorso è che non abbiamo quella solidità difensiva ancora, quella maturità difensiva che stiamo trovando, che stiamo cercando di trovare toccandosi, però che eh, oggi non abbiamo. e quindi... Non possiamo permetterci di avere un centrocampo, secondo me, a livello difensivo non così, ancora uh, forte. Perché qui i pedri non difendono. Ma stiamo e... trovando, <ride> secondo me, ma esatto, ma stiamo trovando, secondo me, dei, allo, dei giocatori fortemente talentuosi, fortissimi. A, cioè, in divenire allo stato attuale abbiamo questo e questo dobbiamo sfruttare, cioè continuare a cercare di migliorarci. Sono lo sfrutti della storia e non lo sfrutti. Esatto, penso, esatto, sia quindi... l'ultimo o il penultimo anno che farà Barcellona. Io penso, cioè, capito. Certo, certo, assolutamente sì io sono d'accordo con, con te l'abbiamo detto tante volte eh, diciamo, sfruttiamo Busquets ehm, lo centelliniamo lo, lo, diciamo, col contagocce le sue presenze, questo sì, però chiaramente... Ma perché lo volevamo eh... centellinare? Perché tutti gli allenatori possibili al mondo fanno giocare Busquets? Allora ditemelo, perché se no siamo scemi chi, chi dice che Ma, eh, noi non siamo nessuno, questi allenatori tutti gli allenatori del mondo hanno sempre fatto giocare Busquets da quando si è presentato in prima scuola del Barça penso che in Spagna, nella Spagna nel Barça, con qualsiasi allenatore che hanno avuto non ha mai stato un panchina per scelta tecnica mai! assolutamente sì mai! e un motivo ci sarà qual è il motivo? il motivo è l'intelligenza tattica incredibile che ha questo giocatore innato quella velocità e pensiero di esecuzione che è un giocatore fissi. unico è stato in sempre un giocatore unico. unico nessuno ci Perché? ha mai rinunciato cioè, e quindi anche in un Buschesse, a fine carriera qualsiasi allenatore però ci conta ci conta e lo fa giocare assolutamente sì è un giocatore unico penso che siano tutti i gli allenatori che hanno vinto coppe del mondo champions league europei e noi Poveri illusi che, se facciamo una trasmissione o che si parla su social di calcio, ne sappiamo più di loro. Non penso, no, ma semplicemente non ci ergiamo. Chiaramente, a però allo stesso tempo, ri ricordiamo che anche quando parlavamo tempo fa di Busquets che insomma poteva giocare meno, poteva giocare di più piani, ma l'abbiamo sempre detto. È una questione De Jong. anche per risposto degli prima. Non ha fatto un precampionato neanche lui all'altezza per come deve essere poi fatto. Lui che ha bisogno: ha bisogno, certo, bus, certo. cioè, è forse uno di quelli che ha più bisogno di tutti di mettere, eh, di mettere gamba, di mettere corsa. di mettere. Cioè, eh, se fai un precampionato, che eh, vai, fai tre allenamenti a Barcellona e poi parti per gli Stati Uniti e non fa mai preparazione, hai smesso di giocare 20 giorni prima. Eh, dopo una batosta al baio, cioè un cambio allenatore non è mica semplice, specialmente certo. giocatori su con l'età come Busquets capito? Quindi forse Busquets cominciamo a rivederlo adesso perché prima non era in condizioni, speriamo. Che eh beh, ora, ma è anche, è anche una presenza stagione, fondamentale che da ora alla fine della stagione Sergio, sia, sia il cerchio che conosciamo. Allora, guarda Fabio, io leggo un attimo dei, dei commenti. Allora, diciamo che salutiamo Riccardo che ci ha scritto: penso Ciao, che Riccardo. stasera vincere sia obbligatoria, sia obbligatoria la formazione lo dimostra. E su, su questo, no, chiaramente, siamo, no, siamo, siamo d'accordo con te. Esattamente sì. Ado invece continua a scriverci, eh, ti ringraziamo Ado assolutamente, non, Ado ci scrive non intervengo più, ma non è vero perché noi amiamo molto i vostri commenti, ragazzi, ci danno modo, ci danno spunto di, di poter intavolare una, una discussione costruttiva e questa è una ma cosa poi, importantissima. Ado, se c'è uno che è di calcio secondo me, è, cioè, e poi più volte insomma, si è ecco. intervenuto, quindi è una cosa estremamente importante. Ado ci scrive. Um, qui c'è eh. più in interno alla Iniesta. Pedri per ora è molto solo trequartista. Per ora, poi Ehi. ha scritto: Buschezza ha una testa di gioco mostruosa. Il problema è che non va più. Il calcio si evolve e lui rallenta. Speriamo, questo purtroppo. Eh, siamo d'accordo, però è proprio quello che ne parlavo adesso. E parlo proprio di forma fisica. Forse Serci eh, aveva bisogno di più tempo per entrare in forma. E sta entrando adesso nella, nelle condizioni ideali per poi arrivare alla fine della stagione al top. Poi ogni fisico ha le sue tempistiche, eh, sia atletiche che soprattutto, mm, sono, siamo tutti diversi, in squadre come il Barça ci sono preparatori atletici che veramente studiano piani di programmazione atletica individuali per ogni calciatore. Quindi ogni calciatore può avere un'evoluzione o anche un'involuzione. Eh. A seconda del proprio fisico, a seconda del proprio programma di preparazione atletica, poi che discorsi? Eh, siamo d'accordo, io sono d'accordo con te, sono il primo a dirti che abbiamo bisogno di gamba in mezzo, però è quella gamba che sta mettendo De Jong, che non metterebbe se non ci fosse Buschezze. Capisci, ecco certo. il, il mio discorso. Cioè, e, e infatti e, qui sul discorso di Luigi: sono d'accordo. È eh, quello ecco, che hai detto te. Guigge è un interno più alla niesta, no? Pedri, per ora è solo trequartista. Cosa vuol dire quello che hai detto? Pedri non difende, me l'hai detto te ora è solo trequartista, quindi gioca dalla trequarti in su. Eh, L'ho detto dieci minuti fa. Luigi è un giocatore sia sì, all'interno della linea. Ma non è ancora intelligente, non ha ancora quell'esperienza di, di, di Iniesta, che nonostante non avesse delle grandi eh, caratteristiche difensive, con l'intelligenza arrivava anche a anticipare e, e quindi difendere degnamente, molto bene. Ma e questo lo avrà con l'età, lo avrà con l'esperienza. Buic oggi non si può rischiare, ragazzi. Siamo il Barça. oggi. Bisogna andare a, a, sul campo stasera e portare a casa i tre punti, e, 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 portare a casa il risultato per andare in finale. Eh, lo dobbiamo perché siamo il Barça quindi non si può rischiare oggi o, o anche se si era partiti con, diversamente allora sì potevamo anche gestire in campionato certe situazioni ma siamo si rincorre, si rincorre. sappiamo tutti che non possiamo che difficilmente vinceremo la liga però, però e, e è una squadra che secondo me può ancora dire la sua però provarci non fastidio, costa nulla, in, provarci, esatto, però ecco. noi ci stiamo provando, ragazzi. Abbiamo, tutto, abbiamo, abbiamo anche l'attenuante che magari da una parte sarà l'anno di, di ricostruzione. Però un cosa dire, una cosa è dire l'anno di ricostruzione arriviamo sesti, una cosa è dire. L'anno di ricostruzione siamo arrivati secondi uh -huh. per dire un perché text. un anno cioè, ah, un po' text. terzi. Ci, ci può stare, voglio dire, non è che crolli il mondo, ma poi quindi, davanti, ripeto, abbiamo, davanti abbiamo delle squadre che, bene o male, non cambiano poi non più. È che siamo, da eh, Comunque, l'Atletico sta facendo: l'Atletico sta facendo un bellissimo campionato. Uh, ripeto, mancano due giornate, sta a otto punti di vantaggio da noi. Il, il Real è sempre il Real, quindi, voglio dire, non stiamo parlando di squadrette, stiamo parlando comunque di squadre importanti. Quindi, ragazzi, sicuramente è un campionato difficile, lo stiamo vedendo, ma noi ci siamo, ci siamo e dobbiamo continuare su questa strada. Paco ci scrive: Busquets pensa più velocemente, che la, um, pe pe pensa più velocemente del resto. È infatti, è uno dei giocatori più intelligenti del mondo e siamo assolutamente d'accordo con te. Assolutamente d'accordo con te, Paco. L'abbiamo detto tante volte. Un giocatore imprescindibile occhi per questo. Esattamente. esattamente. Scherza a quattro occhi, due dietro e due avanti. Questa è la verità. Esattamente, e non, è, visto... e non è uno scherzo, ragazzi. No, non, non lo hanno che Io guardo calcio, ho, ho 33 anni. Vado per i 34 a settembre. Guardo calcio da quando ne ho 5 anni. Con mio padre malato di calcio come me, e quindi vedo calcio da, da quasi 28 anni e giocatori intelligenti e con una velocità di pensiero e esecuzione come Busquets ne ho visti veramente pochi Messi ma veramente pochi voi. veramente eh. Cioè, eh, la, la velocità di pensiero e di esecuzione di Busquets penso che sia qualcosa di innato che non ne ti insegna nessuno ovviamente e lo hanno veramente in pochi letti. credetemi che a volte anche un calciatore come Xavi che reputiamo tutti, io compreso fra i migliori centrocampisti forse il, fra i migliori due metronomi de, de, di centrocampo della storia, non aveva quella velocità e pensiero di esecuzione che ha Busquets aveva assolutamente molto, sì molte cose diverse da Busquets in più, ma quella velocità e pensiero di esecuzione di Busquets, no e lo ha messi lo ha messi eh, un caso a parte adesso. assolutamente sì ragazzi io concordo pienamente concordo pienamente con fabio quindi su questo siamo 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 diciamo più o meno tutti d'accordo l'unica cosa che è che, importa... che purtroppo oggi nel calcio di oggi eh, stiamo anche perdendo per la mancanza di, eh, di strada di strada nel calcio di oggi perché in, quando, quando crescevi per strada a giocare a calcio eh, è, 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 è lì allenavi tantissimo nell'infanzia la velocità e il pensiero di soccorso vero vero so, vero, so, vero perché, perché eh, eh, faccio degli esempi banalissimi banalissimi giocavi nel cortile o nei parchi no? eh, di casa con tutte maglie diverse quindi eh, per riconoscere un il tuo compagno o un avversario dovevi anche

In una frazione di secondo riconoscere la maglia, riconoscere chi era e questo allena tantissimo. Oh, eh, cioè il pallone che ti rimbalza in maniera il strana calcio di strada è un'altra un storia, eh, davvero vero? Ormai il pallone che ti rimbalza male perché non è un campo in erba eh, perfetto come c'è oh, nei campi, negli grandi stadi. No? ma il pallone che ti rimbalza male e eh, devi controllarlo. Non solo fa tecnica, ma fa anche velocità e pensiero di esecuzione perché te devi sì. preventivare che il pallone rimbalza in quella maniera allora tu devi arrivarci prima, un secondo prima o anche un secondo dopo perché può rallentare il pallone quindi sono tutte cose che allenavi tantissimo nell'infanzia giovanile e, 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 e che poi quell'estro che, che imparavi quelle cose che imparavi certo. strada, le riversavi in campo e, e nascevano i numeri 10 e purtroppo oggi il calcio moderno lo sta perdendo tanto questo Assolutamente sì, purtroppo sono i fondamenti un po' del calcio, quello da dove un po' è nato tutto e da io dove è nata bambini, la rapidità di pensiero, bambini, la tattica, siccome, la tecnica. Siccome collaboro con alcune, con alcune società della mia città, per, per dei ragazzi giovani e compagni vedo, vedo eh, ragazzi di 5, 5 anni, 6 anni come, come comincia io a giocare a calcio nelle scuole calcio. E giocare nei campi sintetici uno che fa malissimo per le articolazioni per sui bambini e tutto sicuramente è meglio sempre un campo di, di sabbia di, di, di mota di, di, di fango che un campo sintetico e parlo a livello fisico anche e soprattutto vedo i ragazzi che giocano questi sintetici dove passano il pallone e il pallone va dritto perfettamente e dico che imparano poco così Assolutamente sì, purtroppo tanto ormai. Uh, prima si giocava in maniera molto più, come possiamo dire, più rude in maniera più, mh, più diretta, sì, ma adesso invece c'è molto più controllo è stato molto più tecnico molto, mo più, esatto, più, esatto, molto più tecnico, molto oggi, più oggi, tecnico. Oggi, invece oggi adesso è tutta una parte atletica oggi è tutto vieni fisica. curato dall'inizio, piccolino, fai così, fai quello invece sì. lei era bravo tu a capire quello che dovevi ecco perché, fare ecco per saltare Barça, un avversario ecco perché il Balza, poi è, è diventato ma ormai da tantissimi anni mi club del mio cuore perché è una delle poche società al mondo rimaste che eh, punta prima sulla velocità e pensiero di esecuzione di un calciatore e sulla tecnica che sul fisico Cosa certo che, eh, assolutamente siamo rimasti noi, l'Ajax e altre, altre società ormai pochissime, pochissime, pochissime società, società pochissime società al mondo Ragazzi, siamo quasi alle 8.30 e io direi che è arrivato il momento anche un po' ecco, di, di, saluci, di, di salutarci, e, perché la, la partita sarà il 21, Volevo quindi ci prepariamo. Vai, Fabio, vai, vai. una piccola parentesi sulle elezioni. Eh... Ah, giusto, giusto, importantissimo. Allora, le parole ci sono, sono diverse. diverse. Allora, purtroppo, con l'emergenza pandemia nel mondo, eh, stanno valutando se rinviare le elezioni del Barça o meno. Ci sono alcuni candidati favorevoli a, a rimandare e alcuni candidati non favorevoli a rimandare. I non favorevoli su tutti sono la porta e fonte, e di là invece c'è. Cioè, eh, non voglio neanche nominare chi è e, 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 e voglio dire spiegare perché è necessario è importantissimo arrivare alle elezioni adesso non possiamo restare ancora senza una direzione eh, tecnica presidenziale e societaria All'interno del club, non possiamo anche perché Tuschiaz non può fare acquisti. Tuscaz è una giunta eh, provvisoria che è solo lì per eh, formalità e altro non possono agire. Noi abbiamo bisogno assolutamente il prima possibile delle elezioni. Erano già a dicembre, sono state rimandate, non devono essere più rimandate. Purtroppo i, i votanti che potranno votare saranno. I pochi, io esempio, ho mandato solo la preferenza alla porta con la firma e tutto per de, il mio carnet di soci. Ma il mio voto purtroppo non potrà essere possibile perché sono in Italia e non posso recarmi laggiù. Ma come questo anche tanti spagnoli che non stanno in Catalogna e certo. quindi non possano dirigersi in Catalogna per questa. Ma purtroppo è una società, questa situazione non possiamo rimandare ancora. Abbiamo bisogno. Assolutamente che il 24 gennaio si svolgono, si, si svolgono le elezioni, perché senza un presidente non possiamo programmare un futuro e già siamo in ritardo a livello di programmazione. Abbiamo già perso mesi, siamo senza un, una, una, una società alle spalle da troppi anni, ma, ma formalmente da, dall'inizio del campionato, cioè dall'inizio della stagione ed è troppo. E soprattutto abbiamo bisogno anche di eh, fare, un, anche se ridotto per quello che sono le nostre possibilità economiche, un mercato di gennaio. Abbiamo oggi la notizia non ancora ufficiale, ma molto, 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 molto veritiera di Enrico Garzia già a gennaio a Barça. Questo però poi passa in mano al presidente eletto. Ecco perché che esatto. sarebbe il 24 con le scrutini il 25. Quindi io dico che e poi a 5 giorni per fare queste cose. Abbiamo bisogno assolutamente il prima possibile, addirittura, quindi il 24 assolutamente di andare alle elezioni. Voteranno i pochi catalani che possono spostarsi cioè i catalani che possono spostarsi e non gli altri, ma va bene così. Purtroppo è andata così questa volta. La porta è uno che, insieme anche a Fonte, l'aveva detto. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, che studieranno. Per le prossime elezioni, un metodo dove tutti potranno votare addirittura da casa, sembra. Quindi, se con un voto tipo elettronico, però c'è tanti casini, Max, il nostro presidente, lo sa meglio di tutti. Lo statuto che non prevede lo statuto spagnolo sì, Non è una cosina, non è una, mazza, non è una cosina da niente. Però, eh, assolutamente. Però sia uno che l'altro hanno parlato di questo e hanno. Detto che si impegneranno a fondo per cercare di aiutare i, i tantissimi mila soci che non stanno a Barcellona e in Catalunia. Quindi è molto importante che mm, si vada alle elezioni. Stop e vabbè, che, vinca, che si sa che vinca chi si sa, l'aportismo o barbarie, caro il mio Fabio. Quindi chiudiamo così: vi, vi auguriamo una buonissima, un bellissimo match. Speriamo bene per il nostro Barça visca visca il Barça, Barça, ragazzi. Grazie visca a tutti, visca, un carabino. abbraccio, un abbraccio a tutti voi, buona serata, alla prossima. Grazie buon Fabio, partite, grazie Pietro. Buon ciao, ragazzi. buona partita a tutti, ciao a tutti. Eh!